L'appuntamento con i motori in canavese torna a settembre proponendo uno degli appuntamenti più attesi, più amati e più partecipati ormai degli ultimi anni. Stiamo parlando del Busano Oglianico, quest'anno anche il Motor Show, appuntamento targato Team Fast Driver, che tornerà il 22, 23 e 24 di settembre offrendo uno spettacolo eccezionale, appuntamento con i motori, tutti i motori possibili e immaginabili, che appunto nell'area industriale della zona di Busano, ma quest'anno anche in frazione San Grato a Oglianico, attireranno l'attenzione degli amanti delle quattro, delle due, di tutte le ruote possibili e immaginabili. L'importante è che ci sia un motore che romba. Siamo qua appunto con i protagonisti di questo appuntamento importante, decimo appuntamento, ripetiamo. Iniziamo la chiacchierata e soprattutto iniziamo a presentare quello che è l'appuntamento del 2023 con l'anima, una delle anime di questo evento, ovvero Francesco Diaco. Buonasera Francesco. Buonasera Davide e buonasera a tutti. Francesco, raccontaci un po' quali sono gli appuntamenti. Allora, ancora una volta un programma ricco dove non solo motori, ma ci sarà anche solidarietà, ci sarà buona tavola, ci sarà musica. Però raccontaci a grandi linee quale sarà il programma dell'evento 2023. Allora, partiamo dal venerdì sera, ci troveremo lì. Noi saremo già inizio settimana, saremo lì già a preparare tutta l'area, come al solito con una bella pulizia e tutte le parti che fanno parte della sicurezza dell'aria per il Busano Motor Show decima edizione. Questa decima edizione deve essere carica perché decima, siamo arrivati alla decima edizione. Entrati in una doppia cifra, è quindi importante, è sicuramente importante. Lo dico con molta soddisfazione, vedi, decima. E non credevo di fare neanche la prima, figurati se arrivare alla decima. Invece ce l'avete fatta e siete riusciti benissimo, perché ogni anno tra l'altro migliorate sempre con una serie di anche personaggi importanti, perché ricordiamo che ci saranno anche come al solito ottimi piloti, ma anche degli ospiti che ancora una volta daranno anima e corpo a questo evento. Guarda, noi del Busano Motor Show, per me tutti i piloti hanno la sua importanza. Da quello che mi arriva con la 126 anche tutta scassata, a quello che mi arriva col BMW da centinaia di mila euro. Tanto ognuno fa il suo show e fa lo suo spettacolo. Quello col 126 magari ti fa fare una risata con una sua performance che dici, ma come sta facendo a fare una roba del genere? E poi ti arriva quello con la macchina da magari da 400 cavalli che ti fa uno show da una macchina automaticamente molto più facile guidare e portare con 400 cavalli. Tra l'altro queste macchine appunto saranno protagoniste sia sabato che la domenica. Il sabato anche di vari eventi, tra l'altro ci sarà ancora la notturna a partire dalle 21.30 e poi la domenica gireranno nell'arco di tutta la giornata fino intorno alle 18. Quindi diciamo che effettivamente ci saranno, oltre a macchine, moto e mezzi che saranno in esposizione, quindi la dimostrazione che ancora una volta il vostro, più che essere uno show, è un vero e proprio festival dei motori. Sì, io ho cercato di raggruppare molte attività anche canavesane, perché comunque che parlano dei motori, i motori sono nostri, sono canavesani, dai. Abbiamo le attività, le aziende canavesane che producono pezzi per tutto il mondo per le macchine, e allora dobbiamo tenere alta la guardia di questo. Certo. Un altro ospite che abbiamo questa sera è uno dei padroni di casa, ovvero Giambattistino Chiono, prima cittadino di Busano. Giambattistino, con te parliamo anche del fatto che Busano, come amministrazione comunale, come paese, ha creduto fortemente, continua a credere fortemente in questo motor show che porta ogni anno centinaia, migliaia di persone nei tre giorni, a dimostrazione che c'è la voglia anche di stare insieme, di divertirsi e di passare una bella giornata vedendo uno spettacolo vero e proprio. A te la parola. Grazie Davide, grazie a tutti. Ma sicuramente fin dal primo anno, come ha già avuto modo di dire Diaco, che era il primo anno, era un po' una prova, non un esperimento. Un esperimento, non avevamo nessuna esperienza. Io bene, no, sicuramente Franco sì, ma io assolutamente no. Però diciamo che ho creduto
nell'idea, nell'iniziativa di Franco, per cui poi siamo andati avanti. Chiaro che dal secondo anno, vista l'esperienza del primo, cercando di migliorare e trovare delle soluzioni anche proprio per, come diceva, di dare spettacolo e far divertire i corridori che vengono e anche far divertire il pubblico, perché deve essere una cosa reciproca, soprattutto i corridori, perché questi vengono per divertirsi, e quindi noi, chi organizza, in qualche modo deve cercare di creare le condizioni più idonee perché questo possa avvenire. Io credo che in questi anni si sia raggiunto l'obiettivo, perché se poi ogni anno, credo che questo possa poi confermarlo Franco, ci sono sempre dei piloti in più che vengono, degli appassionati che vengono, a volte poi alla fine bisogna chiudere, perché non è che sia illimitato. Purtroppo abbiamo dei limiti, la pista è quella che è una pista non cittadina, ma una pista in mezzo alle fabbriche, e come già ricordato prima, Busano oramai da anni è diventata un comune, una zona industrializzata, quindi costruiamo motori o comunque parti di motori, e quindi mi pareva anche giusto credere in questo progetto e portarlo avanti. Adesso siamo al decimo, quindi vuol dire che è piaciuto. Quest'anno, non l'ha detto Franco ma la dico io, abbiamo avuto qualche difficoltà in più, perché fortunatamente stanno costruendo un capannone, quindi vuol dire che comunque in qualche modo l'economia tira. Sarà forse e sicuramente anche merito dei motor show che ha fatto conoscere questo evento, che ha fatto conoscere Busano non solo in Canavese o in Piemonte o in provincia di Torino, ma quasi a livello nazionale. In tutta Italia, assolutamente. Sì, devo ammettere che con un certo orgoglio che Busano non sapevano che era, adesso grazie al motor show è venuto che anche gente che è residente in altre regioni, anche lontane da Busano, lo conoscono. Chiaramente quelli appassionati di motori, gli altri non ne frega un po' meno, ma d'altronde questa è una cittadina di motori, per cui non potevamo fare altri spettacoli. Un altro comune che ha creduto e sta credendo fortemente in questo evento è il comune di Uglianico, che quest'anno entra di diritto anche tra coloro che partecipano, danno il patrocinio e quindi hanno dato l'opportunità e l'appoggio pieno all'organizzazione del Busano Motor Show. Siamo con Monica Vascia, sindaco di Uglianico. Monica, anche con te, quanto è importante e quanto il comune di Uglianico ha creduto e crede in questo evento che, come abbiamo detto fino ad ora, è un grande richiamo non solo per chi ama i motori, ma anche per chi vuole conoscere il nostro territorio. Ma sicuramente anche noi abbiamo accolto con molto piacere questa possibilità, perché abbiamo individuato in questo evento un momento di promozione del nostro territorio, un momento in cui i due comuni vicini, limitrofi, possono collaborare e stanno dimostrando che riescono a collaborare molto bene insieme. Per cui abbiamo visto uno spunto e un'occasione di sviluppo del nostro territorio, delle nostre aziende, per cui abbiamo creduto immediatamente in questa operazione. È vero che il Comune di Uglianico a livello di manifestazioni si è fatto conoscere anche in altri eventi, aggiungerne ancora uno e aggiungere anche il mondo dello sport, del motorsport, che è importante, credo che sia fondamentale anche per far conoscere la vostra realtà anche in questo campo, pure in questo campo. Certo, è fondamentale, perché sappiamo benissimo che il nostro comune è famoso per la rievocazione storica, per più un aspetto turistico medievale, però sicuramente poter accedere anche a un altro pubblico che è più interessato e più coinvolto nel settore dei motori, nel settore quindi più meccanico, sicuramente diventa complementare. Questo non ci fa solo piacere, ecco. Diciamo che si getta un seme per poi raccogliere i frutti più avanti. Certo, sicuramente ci crediamo e speriamo che si possa procedere anche negli anni futuri. Bene. Un altro ente importante del territorio, in questo caso territorio regionale, è appunto il Consiglio regionale del Piemonte, che ha deciso ancora una volta di appoggiare il Busano Uglianico Motor Show attraverso il patrocinio. Siamo qua con Mauro Fava, consigliere regionale. Mauro, già l'anno scorso ci eravamo visti, avevamo già parlato di questo evento e di quanto anche la Regione Piemonte crede nella promozione del territorio
attraverso il motorsport e eventi come quello di Busano Oglianico. Buonasera a tutti. Sì, Davide, stai dicendo una cosa molto corretta. Il Consiglio regionale, ma la Regione Piemonte tutta, crede in queste manifestazioni. Il Busano Motor Show, Busano Oglianico Motor Show, è arrivata alla 10ª edizione, la parte più importante, che sta diventando un'eccellenza nel loro settore di manifestazioni sportive, ma per il Torio diventa una delle manifestazioni più importanti a livello di promozione turistico-sportiva, perché stiamo concludendo dentro tantissime realtà, che non sia soltanto i motori, ma anche soltanto l'economia che gira attorno per quei giorni lì, ma per la settimana prima, la settimana dopo, si lavora per portare gli ospiti e per dare la possibilità di vedere tutte le realtà che il nostro Canavese offre. E questo è un'eccellenza, perché Busano Motor Show non è che porta soltanto la gente appassionata di motori, ma porta una carovana di persone a girare attorno a tutto il nostro Canavese, perché chi viene a vedere i motori, le famiglie vengono anche a vedere altre cose, vengono per divertirsi, per dare delle possibilità ai propri ragazzi anche di capire uno sport che, vederlo così, sembra pericoloso, ma in realtà è uno sport che ti dà tante emozioni, perché chi lo vive crede in quello sport e non è il pericolo che fa lo sport, ma è lo sport che non deve fare il pericolo. E questa è l'eccezionalità di questa manifestazione, che in 10 anni non ha mai avuto problematiche del genere, e questo aiuta molto anche a credere in questa manifestazione. Personalmente credo in Francesco, perché è una persona che ci ha messo cuore e anima per dare questo risultato, nelle amministrazioni comunali, perché credono nel portare avanti un discorso di promuovere il nostro territorio. E meglio di così, che con equipaggi che arrivano da tutta Italia. Io penso, adesso io non conosco le dinamiche di dove arrivano, però si sente una manifestazione che, dove vai, quando parli, come diceva prima il sindaco Battistino, senti parlare di Busano, ti danno l'immagine del Busano Motor Show, perché è conosciuta, si vede sui video, si vede dappertutto delle eccellenze del genere che vengono a praticare uno sport che a primo impatto può dare delle domande. A oggi ti posso dire, è un'eccellenza, ne sono contento che il nostro territorio lo ospiti, sono contento dei sacrifici che si fa, perché sono un gruppo di persone che sacrificano il proprio tempo libero per dedicarlo al nostro territorio, in cambio di avere soltanto la soddisfazione di dire: è uscito un bel evento, abbiamo promosso qualcosa, perché nell'insieme di promuovere il turismo e lo sport c'è di mezzo, come si diceva prima, una delle parti più importanti, che è la parte industriale. Noi siamo l'eccellenza della componentistica delle auto, specialmente sui motori, sui pezzi di ricambio, ma non solo le auto da corsa, ma su tutto il genere, e questo non fa altro che far piacere al nostro territorio, perché quando, come si parla di Canavese, le nostre eccellenze sono conosciute in tutto il mondo. Noi siamo una delle prime zone a livello europeo, non solo nazionale, che esporta più prodotto di particolari per il montaggio dei segmenti dell'automotive. Torniamo a Franco, perché ancora una volta il Busano Motor Show non è solo spettacolo, non è solo divertimento, ma è anche attenzione al territorio e alle esigenze del territorio. Una parte solidale da sempre caratterizza l'organizzazione di questo evento. Quest'anno voi avete deciso di dare una mano concreta a un gruppo, a un'associazione che è quella dei Vigili del Fuoco di Rivarolo, il distaccamento di Rivarolo, che tra l'altro sta portando avanti un progetto importante, quello del trovare i fondi per l'acquisto di un nuovo mezzo necessario per garantire i vari interventi sul territorio. Ecco, Francesco, quanto è importante appunto dare una mano a chi ha bisogno, in questo caso quanto è importante sostenere il progetto di Vigili del Fuoco? Allora, lo dico nel personale, per me è molto importante, perché comunque tutti possiamo aver bisogno di questo, di questi uomini, questi distretti dei Vigili del Fuoco. E quindi, quando abbiamo fatto le nostre riunioni, che ci siamo parlati tra di noi, vi dico, abbiamo detto: ma noi vogliamo fare una raccolta fondi per dare una mano sempre comunque al prossimo, e ci siamo guardati un attimino in faccia, e ci è venuto proprio a tutti noi il gruppo che si intende Mauro, perché comunque abbiamo fatto le riunioni, c'era anche Mauro, c'era il sindaco d'Oglianico, il sindaco di Busano, eravamo tutti insieme, abbiamo guardato e abbiamo detto: ma perché non lasciare questi fondi nel nostro territorio? Come possiamo fare? Abbiamo pensato ai Vigili del Fuoco di Rivarolo Canavese. Hanno bisogno di questa autobotte, e noi, se possiamo essere una piccola parte,
di quelli che hanno raccolto un piccola ma concreta, se mi permetti, quindi importante qualcosetta, perché no? Ho detto va benissimo, io sono veramente veramente contento e orgoglioso di questa cosa qui, perché comunque è un bel gesto secondo il mio punto di vista. La raccolta fondi tra l'altro sarà legata anche al Taxi Drift, quindi un appuntamento che ci sarà a partire dal pomeriggio di sabato alle 15, e diciamo così che sarà uno di quegli appuntamenti che darà il là al vero spettacolo del Busano Oglianico Motor Show. Sì, allora faremo un Taxi Drift, però io non voglio puntarmi solo sul Taxi Drift, perché ci saranno macchine da drift e macchine da rally, okay, che porteranno... Abbiamo fatto una selezione, abbiamo scelto dei piloti e così almeno possiamo dare la possibilità a bambini, adulti e anziani a provare l'emozione di avere una volta il casco in testa e salire su una macchina, una vera macchina da corsa. Non è una cosa che succede tutti i giorni, a me succede spesso. Beh, perché tu sei effettivamente a 360 gradi nel mondo dei motori, non solo come organizzatore. A me succede spesso, e prima di andare in pensione, prima o poi sarò anche dalla parte del passeggero, no? Adesso, a parte gli scherzi, comunque daremo la possibilità alle persone di poter, con una piccola donazione, poter mettere il casco e stare a fianco un vero pilota e capire quello che può succedere in una macchina comunque preparata, una macchina preparata proprio per quel tipo di sport, o rally o drift. Benissimo. Giambattistino Chiono, Vigili del Fuoco, la solidarietà, l'aiuto del territorio, tu sia come amministratore, ma il tuo paese è sempre stato vicino fortemente ai Vigili del Fuoco, quindi chiedo anche a te quanto è importante questo aiuto, e qua, lanciamo anche un appello alle persone per venire al Busano Oglianico Motor Show, proprio per dare una mano anche ai nostri pompieri che fanno un grandissimo lavoro. Ma io mi auguro veramente, sì, diciamo che sicuramente il mio è un invito a venire a vedere il Motor Show, e soprattutto anche sapendo che comunque venendo comunque al Motor Show danno una mano ai Vigili del Fuoco. Come tu hai già accennato, io da anni che cerco di dare una mano ai Vigili del Fuoco volontari di Rivarolo, ma anche degli altri del territorio, in particolare sicuramente Rivarolo, perché ritengo che comunque sia dei soccorritori indispensabili. Poi sicuramente uno si augura di non averne mai bisogno, ma ahimè purtroppo succede per incidenti, per incendi di casa, alluvione e quant'altro. Quindi noi abbiamo purtroppo la sfortuna di non avere dei vigili effettivi, quindi cerchiamo in qualche modo di sostenere questi ragazzi che sono, ricordiamolo, sono dei volontari, quindi non percepiscono stipendi, quantomeno che riusciamo a mantenergli i mezzi, perché se non gli diamo dei mezzi sarà anche poco probabile che riescano a venire poi a fare gli interventi. E dato che sappiamo, quindi mi dilungo un attimo, ma dato che sappiamo che la differenza tra i vigili del fuoco effettivi che arrivano da Ivrea, non parlo neanche da Torino, è di circa un quarto d'ora. Il problema è che se uno è incastrato in mezzo a una macchina delle lamiere perché c'è stato un incidente, un quarto d'ora sono eterna. Uno, certo, se ha la casa che brucia, idem, o qualche altra. E quindi ecco perché ritengo fondamentale che i canavesani, non solo i busanesi, perché questo non è solo per i busanesi ma per il canavese, i cittadini si rendano conto di questa problematica e che comunque siano il più possibile sensibili e anche generosi, chiaramente ognuno per le proprie possibilità, non è che devono svenarsi, ma comunque già la sensibilità. E spero veramente che questo appello, questa proposta che si è portato avanti quest'anno di questa opera sociale, negli altri anni si facevano altre cose che non stiamo a ricordare, quest'anno va ai Vigili del Fuoco, credo che veramente, mi auguro, quindi venite a vedere e siate generosi, perché sapete che questi soldi vanno spesi a buon fine, vanno spesi per aiutarci, quindi aiutiamo i Vigili del Fuoco che possono aiutarci.
Monica Vascia, sindaco di Oglianico, anche con te sottolineiamo quanto è importante il fatto che ci sia questa questione della solidarietà, ma anche la questione del fatto che il territorio deve collaborare, deve darsi una mano e quindi deve riuscire a dare un esempio importante sostenendo chi fa bene al territorio e chi sta dando una mano enorme al territorio, come appunto i nostri pompieri. Ma io su questo mi associo e condivido pienamente tutto l'appello che ha fatto Battistino, perché effettivamente i Vigili del Fuoco sono un gruppo che può essere indispensabile ed è molto importante che siano attrezzati in modo che possano intervenire, se nel caso, velocemente. Sappiamo che è necessario un nuovo mezzo e sappiamo che i costi di questo automezzo sono piuttosto alti, per cui sfruttiamo tutte le occasioni, tra cui questa bellissima iniziativa, chiedendo proprio a tutti i canavesani di aiutarci, di venire a trascorrere una giornata piacevole e divertente, ma nello stesso tempo di ricordarsi che ci sono, che c'è questa necessità, per cui facciamo un grossissimo appello alla loro generosità, che ci possano insomma aiutare, ecco. Benissimo. Mauro Fava, anche la Regione Piemonte sta cercando in tutte le maniere di dare una mano a quelle che sono le realtà territoriali, non solo naturalmente quelle canavesane, perché appunto, come i nostri ospiti questa sera hanno ribadito tutti, è importante anche dare un segnale di solidarietà, perché il territorio ha bisogno e quando ha bisogno generalmente il canavese risponde presente. Sì Davide, la Regione Piemonte anche quest'anno ha contribuito sui vari fronti dalla parte di tutti i distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari che sono su tutto il Piemonte, dandogli dei contributi, però non bastano, la parte pubblica a volte non riesce a coprire il fabbisogno di questi enti che sono così indispensabili e così utili per gli effettivi, come diceva prima il sindaco Battistino, sono importanti perché loro ti dimezzano le corse, perché sono a volte a metà strada, a volte anche più vicino nel luogo dell'incidente, nel luogo della persona da aiutare o quant'altro, dell'incendio o dell'alluvione. Oggi abbiamo l'occasione ancora una volta di dare merito alla sensibilità del Busano Motor Show, nella qualità del suo presidente Francesco Diaco, di contribuire ancora quest'anno per dare una mano a un ente così importante. Sicuramente, come si dice, si farà tanto, si farà bene, ma c'è bisogno di tanto per aiutare questi gruppi, questi distaccamenti, perché oggi tocca a Rivarolo avere bisogno, ma tutti i distaccamenti che abbiamo nel nostro territorio, ma in tutto il Piemonte, hanno bisogno di essere sovvenzionati, perché sovvenzionati dal pubblico, perché il pubblico fa la sua parte, ma noi dobbiamo fare la nostra anche per sostenere chi dedica il proprio tempo libero al prossimo. I Vigili del Fuoco sono tutti volontari, questi qua di Rivarolo come degli altri distaccamenti, prestano un'attenzione al territorio, offrono e mettono a disposizione, come dicevo prima, il proprio tempo libero per tutti noi. Oggi sarà un piccolo gesto, un grande gesto, ma chiunque partecipi dandolo un contributo per realizzare questo progetto che loro hanno, che non è un sogno, è un progetto di tutti i canavesani per venire a dare una mano qualvolta ce ne fosse bisogno. Noi speriamo che questi mezzi non vengano mai usati, però purtroppo, come vediamo ogni giorno, sono indispensabili. Come dicevo prima, l'iniziativa è lodevole perché ancora una volta sia i comuni di Oglianico e Busano, sia il Busano Motor Show, ma sia tutti gli organizzatori si sono fatti in quattro per creare questo evento, cercando a qualsiasi modo per creare un'attrazione, per creare un contributo da dargli da parte dei cittadini che vogliono sentirsi protagonisti in questa giornata, e questa mi sembra una delle belle soluzioni per dimostrare il valore che il Busano Motor Show, ma che hanno tutti gli organizzatori e i comuni, che non è solo quello della manifestazione, ma essere solidali verso il prossimo. Questo è il mio invito a tutti i canavesani, ma non solo, perché la manifestazione va fuori i confini regionali, arriva sui confini nazionali, e so da poco che arrivano anche da paesi confinanti, vicini, che vengono oltre che a correre anche a vedere il Busano Motor Show, e questo non fa altro che far piacere, perché come stiamo vedendo prima la promozione turistica va oltre il confine, anche loro parteciperanno, penso, a questo evento di solidarietà per il nostro territorio.
Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, a questo momento in cui abbiamo raccontato cosa ci attenderà nei prossimi giorni, il 22, 23, 24 settembre a Busano e a Oglianico per la 10ª edizione del Busano Oglianico Motor Show. La chiusura direi che la affidiamo ancora a Francesco Diaco. Franco, ricordando naturalmente che sabato pomeriggio, appunto dalle 14.30 in avanti, ci sarà il momento dedicato al Taxi Drift. Allora, a te la parola, e ci sono dei ringraziamenti da fare? Allora, il Taxi Drift avrà orario dalle 14.30, Davide, alle 17.30. Vi chiedo gentilmente di partecipare, è facilissimo. Abbiamo un gazebo proprio dei omini del Vigili del Fuoco di Rivarolo. Si va sotto il gazebo, si farà una iscrizione per poter accedere sulle autovetture e poi vi forniremo il casco e vi faremo salire in macchina, tutto in sicurezza. E poi, che dire, quest'anno è la 10ª edizione e comunque con il cuore in mano voglio fare ringraziamento a tutte le persone che comunque mi sono stati vicini dalla prima edizione a questa 10ª edizione, perché comunque io mi prendo tanti ringraziamenti, mi prendo tante belle parole, ma le belle parole devono essere poste anche a queste persone che comunque sono a fianco a me. Condivise con loro, certo. Devono essere condivise con queste persone. Ovvio che io mi prendo i meriti, però dietro c'è un gran lavoro a livello burocratico, a livello organizzativo, a livello mettere a posto l'aria. E allora un grazie speciale ai miei collaboratori. Poi un grande ringraziamento va alle aziende che comunque una piccola parte ce la dedicano, perché comunque un pelino disturbiamo in questi giorni. Noi prepariamo già il tutto dal lunedì arrivare alla domenica sera. È vero che noi cerchiamo di dare meno disturbo, però qualcosa un pochettino disturba. Allora voglio ringraziare queste aziende che comunque ci supportano. E poi, vabbè, che dire, al mio amico Giambattistino, lo ringrazio in diretta, a Monica e al mio amico Mauro. Vi ringrazio di cuore per tutto questo, questa possibilità che comunque è chiamata Busano Motor Show 10ª edizione. Grazie di cuore e vi ringrazio anche a voi, perché voi fate parte del Busano Motor Show e ve lo dico col cuore in mano anche a voi. Grazie Franco. Allora, siamo arrivati al momento della chiusura e quindi appuntamento, ricordiamo, 22, 23, 24 settembre a Busano e Oglianico. Grazie a Francesco Diaco, che è l'anima del team Fast Driver. Grazie a Giambattistino Chiono, sindaco di Busano, scusate. Monica Vascia, prima cittadina di Oglianico, grazie di essere intervenuta. Mauro Fava, consigliere regionale e ancora una volta fortemente collegato al territorio. E un ringraziamento speciale anche a chi non c'è qua, ma che è fondamentale in tutto e per tutto, che è Ilenia Scandale, e a tutta la famiglia Diaco, che alla fine dei conti, oltre che a supportare Francesco, sono fondamentali. nella realizzazione di questo evento. Quindi appuntamento nel prossimo fine settimana a Busano e Oglianico per un motor show che sicuramente regalerà grandi emozioni.